esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più slanci posteriori. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare né piegare la schiena durante l'esecuzione. Non ruotare il bacino per favorire il movimento, in modo da non diminuire l'efficacia. Non piegare il piede, tieni il dorso sempre ben disteso. Prossimo esercizio. Passo laterale più calcio posteriore. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Aiutati guardando un punto avanti a te. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più passo laterale con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più sollevamento punte con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Passo laterale squat con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat con pesi con tocco del pavimento. Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Frog squat pulsato con pesi. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio durante la discesa. Esegui movimenti lenti e controllati per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. Non piegare il collo in avanti. Aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Step up con pesi. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare o inarcare la testa durante il movimento o rischi di perdere l'equilibrio. Puoi aiutarti guardando un punto fisso avanti a te durante tutta l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre addominali e glutei ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino con pesi. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non poggiare mai il sedere a terra in fase di discesa, così manterrai la contrazione costante. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali carponi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena.
Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, slancio i posteriori carponi, gamba distesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui gli slanci con la gamba piegata a 90 gradi. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non sforzare il collo, per riuscirci guarda un punto fisso sul pavimento. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, movimenti circolari gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, muovi la gamba su e giù invece di disegnare cerchi. Non piegare né arcare la schiena, mantieni sempre il busto parallelo al pavimento. Non ruotare il bacino, così potrai evitare eventuali problemi alla schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, 1, stop! Prossimo esercizio, slanci posteriori carponi a 90 gradi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non portare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione.
5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slancia i posteriori carponi con incrocio. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, esegui gli slanci posteriori senza incrociare le gambe. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così manterrai costante la contrazione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino per favorire l'incrocio delle gambe. La schiena deve essere sempre ben dritta. Controlla il movimento per massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Piegamento gamba carponi. Tre, due, uno, via. Non abbassare né sollevare la gamba, tienila sempre parallela al suolo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non inarcare la schiena durante l'esercizio. Non sollevare la testa, tieni la linea con il busto. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento del bacino pulsato. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, esegui dei sollevamenti semplici. Non inarcare eccessivamente la schiena. Fai attenzione a non sollevare le scapole dal pavimento durante l'esercizio.
mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Tieni i piedi sempre ben saldi al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Tre, due, uno, via. Prossimo esercizio, stretching glutei. Via. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching abduttori. Via. Non sollevare le spalle dal pavimento durante la rotazione. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non forzare la rotazione, fermati quando senti di aver raggiunto il limite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, stretching glutei. Via. Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.